Carissimo Vescovo Mario, mi è stato affidato il compito di introdurre questo importante momento ecclesiale in quanto membro della Diaconia e del Consiglio Pastorale. Oggi volentieri rispondiamo come figli della Chiesa al suo invito per essere confermati nella fede, per fare memoria dei doni ricevuti, per ringraziare e per condividere sogni e visioni. Anzitutto desideriamo esprimerle riconoscenza per il dono dei nostri sacerdoti, soprattutto per la profonda comunione che li unisce. In particolare oggi vogliamo ricordare il nostro parroco, Don Paolo, che in questi giorni di dolore ci sta offrendo una intensa testimonianza di amore per Gesù e per la Chiesa. A me dunque ora il compito di presentare i gruppi qui presenti e di porre alcune domande. Come gruppi liturgici ci chiediamo e le chiediamo come possiamo rendere le nostre celebrazioni sempre più luogo dell'incontro con il Signore risorto che dà la vita e la rinnova. Come gruppi caritativi, Volontari Caritas, Gruppo Banco Vendita, Gruppo Volontari Dopo Scuola Insieme e diversi gruppi attivi nelle nostre parrocchie, ci chiediamo e le chiediamo come possiamo orientare e sostenere la carità dell'intera comunità cristiana in difesa dei più deboli. Come impegnati nell'evangelizzazione, catechiste battesimali e dell'iniziazione cristiana, animatori dei gruppi del Vangelo, animatori dei corsi fidanzati e dei gruppi familiari, gruppo sociopolitico, gruppo Ci Siamo. Ci chiediamo e le chiediamo come trasmettere la gioia del Vangelo agli uomini e alle donne di questo nostro tempo. Come scuole cattoliche, Istituto Educativo Infantile Giovanni XXIII, Scuola Paritaria Maria Immacolata. Ci chiediamo e le chiediamo come possiamo sostenere il percorso educativo dei nostri alunni e studenti per mostrare loro la bellezza e la ragionevolezza della fede in Gesù. Come realtà culturali, Sala della Comunità Cinema Teatro Argenzia e Centro Culturale Don Mazzolari. Ci chiediamo e le chiediamo come possiamo lavorare per la costruzione di un nuovo umanesimo fondato sulla gratitudine, sulla compassione e sul perdono. Come Azione Cattolica, gruppi e movimenti ecclesiali, Comunione e Liberazione, Focolari, Terziari Francescani, Rinnovamento nello Spirito, Divina Misericordia, Adorazione Perpetua, Divina Volontà, Movimento Terza Età. Ci chiediamo e le chiediamo come possiamo vivere e testimoniare quella gioia profonda che nasce dal vivere alla sequela di Gesù, Signore e Maestro. Nel suo messaggio per il rinnovo dei consigli pastorali ha descritto i credenti come persone originali, così ci scrive. Mentre la tendenza diffusa è cercare di evitare responsabilità e fastidi, noi ci facciamo avanti per assumere responsabilità. Sentiamo la bellezza e il dovere di essere laddove la Chiesa decide le vie della missione e il volto della comunione. Mentre l'individualismo dominante induce ad avvicinarsi alle istituzioni ecclesiali e civili con la pretesa di essere serviti, lo Spirito di Dio ci convince a metterci a servizio e a renderci disponibili. Mentre la complessità della società induce al reciproco sospetto, a un sentimento di paura, a una specie di risentita rassegnazione, noi accogliamo il dono di una misteriosa gioia e vogliamo radunarci a condividere la fiducia, la stima vicendevole, il gusto per pratiche sinodali.
sentiamo ancora attuali le parole del suo amato predecessore Carlo Maria Martini. Oggi, in questo momento difficile, non dobbiamo abbassare la guardia. La società intera ha bisogno di uomini e donne che siano discepoli della bellezza, perché la brutalità non abbia la meglio su noi e sui nostri figli. Ecco, caro Vescovo, queste parole per ringraziarla della sua presenza e per chiederle di aiutarci ad individuare qui e ora quei segni della presenza di Dio disseminati tra noi e in noi, per essere capaci di testimoniare che le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini di oggi, dei poveri soprattutto e di coloro che soffrono, sono pure le gioie, le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo, e mostrare che nulla vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel cuore della Chiesa. Grazie. La prima cosa che io voglio dire è la mia ammirazione per voi, è la mia persuasione che proprio voi, con i vostri volti, le vostre storie, le vostre gioie, le vostre ferite, proprio voi, mi pare che in gran parte siete le risposte a queste domande. Come si fa a costruire, dice qui, un umanesimo cristiano, cioè un modo di essere uomini e donne in cui il Vangelo, i valori che Gesù ha predicato, diventano storia, non storia perfetta, non storia di successo, ma storia, cioè quotidiano modo di essere uomini e donne. Ecco, quando io sento questa domanda, mi faccio io stesso questa domanda, io dico, ma io lo conosco questo umanesimo cristiano, lo conosco, e voi siete questa testimonianza. Cioè, io sono impressionato da quanto bene si fa dappertutto, nella nostra chiesa, nelle nostre parrocchie, nei nostri movimenti, nelle nostre attività di... Sono impressionato, perché è una cosa straordinaria, incalcolabile. Io sono ammirato. E quindi dico, quello che impressiona è che per voi fare il bene, fare bene il proprio dovere, che si tratti di insegnare a scuola, che si tratti di lavorare nella Caritas o cioè tutti questi gruppi di cui voi fate parte, per voi fare il bene è una cosa naturale. Cioè, non è che uno dice, ma io devo andare perché se no non va nessuno, ma io devo farlo perché se no il parroco mi rimprovera, io devo farlo, devo essere presente, devo far parte di questo per un qualche costrizione. No, cioè uno dice, è naturale così, che se uno fa un mestiere lo deve fare bene, lo deve fare con criterio, deve metterci dentro l'intelligenza, la passione. Se uno ha un po' di tempo lo deve spendere bene, deve farsi presente nelle varie... Cioè, per voi è naturale questo, e questo è l'umanesimo cristiano. Quando i valori del Vangelo diventano scelta quotidiana, senza ritenersi chissà quali eroi, senza dire adesso guardate a me quanto bene faccio, e che noi abbiamo anche noi tutte le nostre meschinità, non è che nessuno di noi è perfetto. Però ecco, io vedo questa naturalezza, questa spontaneità, direi, nel darsi da fare, nell'andare a partecipare al gruppo, alla riunione, all'impegno, al servizio, che mi dice, ecco, qui il Vangelo diventa storia.
così ordinariamente, semplicemente. Ecco, perciò la prima parola che voglio dire è questa ammirazione, perché voi mi testimoniate questo. E allora io vi pregherei di contrastare quella lettura deprimente che troppo spesso sento fare di come vanno le cose. Io non è che ignori che ci sono problemi enormi, però dico, non parlate male di voi stessi, della vostra comunità. Dite, constatate quanto bene si fa. Lamentarsi non serve già a niente per principio, però lamentarsi crea questo clima deprimente per cui sempre sembra che la comunità cristiana è fatta di problemi. La comunità cristiana è fatta di cose che non funzionano. Ecco, io posso, una volta volevo fondare una congregazione religiosa, perché ce ne sono poche, allora ho detto ne fondo una anch'io. È una congregazione che però prendeva, diciamo, tutti, ecco, cioè sposati, non sposati, uomini, donne, con questo unico impegno. Una congregazione fondata con questo unico voto da fare, ecco, se vuoi far parte devi impegnarti, ecco, e l'unico voto che volevo chiedere io era questo: è proibito lamentarsi, cioè non, qui si può fare tutto, però non si può lamentarsi. Purtroppo gli iscritti sono, insomma, a un certo punto ho finito la raccolta degli iscritti perché non si iscriveva nessuno, non so come mai, ma ecco, io però voi vorrei iscrivervi tutti in massa, ecco, diciamo. Cioè gente che non si lamenta, gente che se c'è un problema cerca se c'è una soluzione, ecco, però che anche si rallegra del bene che si fa, ecco, questo che mi pare manchi troppo nelle nostre discorsi. Ecco, quindi questo è un primo capitolo che vorrei così un po' trattare per... Quindi l'umanesimo cristiano è questa spontaneità, questa naturalezza nel fare il bene possibile. Un secondo pensiero che voglio dire, anche per rispondere un po' a tutte queste, alcune di queste domande, alcuni di questi spunti, è questo, che la gioia non si produce. La gioia non si compra. La gioia non è che uno dice, ecco, impegniamoci a essere contenti, perché diventa una recita, no? Uno può dire, sì, vabbè, sorridiamo, diciamo che va tutto bene, però non è vero. La gioia non si produce. Per cui qui come si fa a trasmettere la gioia di essere cristiani ai ragazzi del catechismo, alle giovani generazioni, ai genitori dei ragazzi? Come si fa a trasmettere la gioia? La gioia non si produce, e la gioia è frutto dello Spirito Santo, perché si può essere contenti, si può dire, ah, questa cosa è andata bene, siamo tutti contenti, applaudiamo, facciamo festa, bene, sì, anche quello è una specie di allegria che fa bene alla vita. Però, secondo quel che capisco io, non è che uno ha una procedura per produrre gioia. E la gioia è un dono. Quindi, come si fa a condividere, a trasmettere la gioia di essere cristiani a quelli che sono lì un po' incerti o che non gli interessa niente e mandano i figli al catechismo perché, vabbè, insomma, a quell'età lì si fa così? E come si fa? La gioia non si produce, si irradia. Cioè, quando uno è contento, se ha delle ragioni profonde, non se sorride per maniera, no? Per buona educazione, ma se uno è contento, la gioia si irradia per vie misteriose. Qualche volta non si ha l'impressione che non arrivi da nessuna parte la gioia che abbiamo dentro, ma la gioia non si produce ma si irradia. E perciò io penso che noi dobbiamo
trovare la sorgente di questa gioia nel Signore, nello stare in amicizia con Lui. È quella frase che a me è molto cara del Vangelo, è quella che dice: queste cose vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Dunque, la gioia dipende dall'accogliere, dal condividere le confidenze di Gesù. Io non conosco altra via della gioia duratura che resiste anche nei momenti della prova, della desolazione, delle tragedie, se non questa, ecco, la confidenza di Gesù. Gesù ha detto quelle cose lì, qui siamo nel discorso dell'ultima cena, no? Il capitolo 15 di Giovanni, ecco, lui, e quindi la mia gioia dipende dall'ascoltare Lui, quindi anche noi dovremmo verificare se abbiamo dentro questa gioia, se effettivamente l'ascolto di Gesù ci rende gente veramente contenta, contenta anche quando viene da piangere perché ci sono delle situazioni tremende, perché ci sono delle tragedie, perché ci sono dei dispiaceri. La gioia cristiana non è la gioia dei giulivi che insomma non vedono i problemi. Ecco, dunque questo è per dire che la nostra preoccupazione non dovrebbe essere prima di tutto come si dà agli altri questa gioia, ma come l'abbiamo dentro noi, se noi effettivamente siamo contenti di essere cristiani, contenti al punto da desiderare che anche altri partecipino, che noi abbiamo qualcosa da dire agli altri, diciamo: guarda che la sorgente della gioia io la conosco, e se è solo in Gesù. Dopo tu non la vuoi, pazienza, il Signore non si arrabbia perché a te non interessano i suoi doni, però se tu li vuoi, i doni ci sono, ecco. Quindi questo è il secondo pensiero che volevo dire, insieme con la mia ammirazione per voi, anche questa raccomandazione di non immaginare un'attività che produce gioia, perché questa non esiste, ma di sperimentare quale sia il dono che noi riceviamo da Gesù e come si possa irradiarlo, cioè quasi per contagio, per trasfigurazione dei rapporti. E questo dunque è un secondo pensiero che voglio dirvi. Dunque un terzo pensiero è che questo umanesimo cristiano di cui noi siamo testimoni, che questa gioia che viene dall'incontro con Gesù, sono minacciati. Cioè ci sono tante situazioni, tanti modi di pensare, tante scelte di vita che contrastano l'umanesimo cristiano, contrastano la gioia del Vangelo. Addirittura c'è una mentalità diffusa che quasi guarda i cristiani, il messaggio della Chiesa, la presenza di Gesù, come un relitto un po' antipatico della storia dell'umanità. Ecco, questo noi non ce lo possiamo nascondere. Cioè l'aria che tira, se possiamo dire così, orienta ad avere una certa antipatia per la Chiesa e ciò che la Chiesa insegna. Per cui, quando tu vai a parlare in certi contesti e parli di cose serie, di cose che hanno a che fare con l'umanesimo cristiano, con il tema della vita, con il tema dell'amore fedele, con il tema della maturazione delle persone, del rapporto uomo-donna, ecco, tu, anche se poi la gente è educata e non magari, non, però leggi sulle facce come se parlassi di cose che non... in un'altra lingua, che un altro mondo, una cosa, una specie di relitto di un passato, ecco. Questo non possiamo dimenticarlo.
Questo è un dato che credo tutti voi constatate, soprattutto se poi avete a che fare con insegnate a scuola oppure avete a che fare con una certa fascia di età o con certi ambienti di lavoro, certi ambienti, e questo si penso, ecco, che si percepisca un po' dappertutto. Questa è una constatazione alla quale noi con cui dobbiamo confrontarci, non perché ci scoraggiamo, non perché abbiamo manie di proselitismo per occupare tutto il mondo con un umanesimo sano, buono, eccetera. Però non possiamo neanche dire siamo diventati cristiani per chiuderci in chiesa, per chiuderci in oratorio, per chiuderci nelle nostre cose e cercare di far del bene a quelli fuori, pazienza insomma. No, noi dobbiamo confrontarci e rispondere. E io cosa posso dire, ecco, su questo? Qui ci sono appunto molti di voi, sono dentro in queste iniziative di confine, no? Di cultura, di confronto con i poveri, con le altre generazioni, quindi molti di voi insomma penso vivano con questa domanda, non è che sia... Ecco, io cosa posso dirvi? Io voglio dire qualche parola, ecco, tanto per... cioè è la prima parola che i cristiani, cioè che dice come sono i cristiani, è la fiducia. Cioè la fiducia non è l'ottimismo che dice ah, qui contiamo, eravamo 10 l'altra volta, siamo diventati 20, quindi vuol dire che va bene. La fiducia non è questo ottimismo oppure questo pessimismo, no? Al contrario. La fiducia è il modo di leggere la storia ispirato da Dio. Cioè noi crediamo che Dio è all'opera, che Dio è presente, che Dio attira a sé tutti e attira anche questa generazione, anche quei ragazzi con cui non riusciamo a parlare perché abitano in un altro pianeta, però Dio attira anche loro, salva anche loro. Cioè la prima parola che noi abbiamo in mente è che siamo autorizzati ad avere fiducia, fiducia. E così sappiamo che Dio è all'opera, che Dio vuol salvare tutti e che troverà Lui il modo di salvare quelli che a noi sembrano anche perduti. Però noi non possiamo essere gente della lamentela. Non so se vi ho già detto che volevo fondare una congregazione, cioè, ecco, l'ho già detto. No, però è per dire che la fiducia è lo stile con cui noi guardiamo la realtà. Perché sappiamo, non perché immaginiamo qualche miracolo, ma perché crediamo che Dio è all'opera. La seconda cosa che secondo me è importante da tenere presente è la stima di sé, ecco, la stima di sé, cioè sapere che noi abbiamo qualcosa da dire, che noi non è che siamo perfetti, non è che abbiamo le risposte per tutte le domande, ma noi siamo bravi, abbiamo capito tante cose, non siamo perfetti. Però non è che siamo autorizzati a dire non valgo niente, ormai sono fuori dal mondo, ormai il mondo va da un'altra parte, che io non capisco. No, io non capisco tutto, ma alcune cose le ho capite. Ecco, avere stima di sé. La proposta non viene fatta, la proposta cristiana non è motivata da un desiderio di conquista, siamo pochi, cerchiamo di diventare tanti. No, la proposta cristiana è fatta dal fatto che io credo che di aver qualcosa da dire, e cosa devo imparare a dirlo, perché qualche volta i cristiani credono di aver qualcosa da dire perché ripetono delle parole che hanno imparato, ma non sono vere quelle parole, non sono diventate cultura, sono rimaste come dei sassi che si trasmettono di generazione in generazione, ma cosa vogliono dire?
Ecco, io ho stima di me stesso, voi siete autorizzati ad avere stima di voi stessi, ma questa stima di voi stessi non solo per tante cose che avete fatto, no? Cose meravigliose, ma anche perché avete qualcosa da dire, da dirlo, proprio perché è diventato vostro, ecco, non perché è diventato una formula da ripetere. E come si fa a dirlo? Come si fa a dire a quelli che magari incontriamo occasionalmente, oppure a cui parliamo tutti i momenti, perché sono lì a scuola con noi, sono lì all'oratorio, sono lì nelle varie attività che promuoviamo? Ecco, io penso che io sono affezionato a questa parola, che è la conversazione. La conversazione, che vuol dire vuol dire quel parlare che diventa anche ascoltare, e quell'ascoltare che diventa anche lasciarsi interrogare, cioè quel conversare che vuol dire anche camminare insieme, che è quello che io non sto facendo adesso, perché io parlo con voi e va bene, insomma, questa è una cosa buona, no? Che ci sia uno che parli e gli altri che ascoltano, va bene, anche la predica, la conferenza sono fatti così, è un modo di comunicare. Ma la conversazione invece è quella che uno si mette lì e parla col suo nipote, col suo vicino di casa, l'ascolta, capisce che domande ha o che domande non ha, capisce quali sono le cose che lo fanno soffrire e risponde e dice anche di sé, la conversazione, ecco, e che è diversa dalla chiacchiera. La chiacchiera vuol dire che si parla di tutto ma anche di niente, che le cose che si dicono sono semplicemente delle battute, dei luoghi comuni, ecco, la chiacchiera è il modo per sprecare le parole. Magari qualche volta fa anche bene fare una bella chiacchierata, però insomma non è mai un modo per trasmettere la propria fede, la propria convinzione, per aiutare uno a trovare risposte. Invece la conversazione, ecco, è quel modo di parlare che non butta via le parole, che sa ascoltare, sa farsi ascoltare perché interagisce con quello che l'altro dice. La conversazione, ecco. E poi volevo dire due cose ancora, non so quanto è il tempo a disposizione, perché voi se sareste già, cioè adesso fare una riunione alle 2 della domenica, insomma è una forma di crudeltà, ma i preti sono specializzati in questo. Com'è che, quanto dura ancora? Devo parlare sempre solo io? Vabbè, quindi sarete, ecco, potrei fare un decreto per dire che allora, vista la penitenza di oggi, siete esonerati dal magro di questo venerdì, non di tutti i venerdì, ma il magro di questo venerdì, che voi già non fate mai, quindi vabbè, insomma. Però di per sé sarebbe, comunque voi questo venerdì prossimo siete esonerati, perché avete fatto già la penitenza la domenica, quindi ecco. Allora voglio dire ancora qualche cosa. Dunque, abbiamo stima di noi stessi, pratichiamo un modo di comunicare che non è solo la predica o solo il parlare dalla cattedra o solo la conferenza, che pure ci vogliono, naturalmente, però ecco, questo conversare è quello che si può avviare anche nel condominio, nei colleghi di lavoro, nella pausa pranzo, quando uno studente si vede che è un po' giù di morale, quando insomma tante situazioni della vita in cui forse è bene trovare un po' di tempo per conversare. Ma che cosa abbiamo da dire? Ecco, questo volevo sottolineare due cose di questo, che sono i punti su cui il contesto in cui viviamo contraddice l'umanesimo cristiano. Sono secondo me i due punti più radicali, ecco. E i due punti secondo me
sono questi. Il primo è il tema della speranza nella vita eterna, cioè l'umanesimo cristiano è costruito sull'umanità di Gesù, e quindi Gesù che ha vissuto in un certo modo, che noi cerchiamo di imitare, alcuni atteggiamenti, tratti, parole che Gesù ci ha detto, Gesù, ma Gesù è il nostro Salvatore non solo per quello che ha insegnato, non solo per lo stile con cui lui ha vissuto, ma perché è morto ed è risorto. Cioè noi siamo il popolo della speranza e crediamo che questa nostra speranza non è delusa, perché è una speranza di vita eterna, cioè non è soltanto una raccomandazione per vivere bene. E dice, vabbè, è meglio vivere bene, praticare la carità piuttosto che l'egoismo, è meglio essere capaci di servire invece che di farsi servire, cioè tutte cose che il Vangelo evidentemente ci raccomanda, ma la nostra speranza è di vita eterna, perché Gesù è risorto. Quindi noi non siamo destinati a morire, ma a vivere per sempre felici con Dio. Ecco, questo è uno dei punti su cui la cultura contemporanea è dall'altra parte. Cioè mi pare di capire che la gente abitualmente pensa, vabbè, noi cerchiamo di vivere bene quel tempo che abbiamo, poi tutto finisce, il nulla, la morte è la fine di tutto. Questo è almeno quel che capisco io, per cui la speranza della vita eterna fa parte di quelle cose lì che sembrano un relitto di una qualche storia passata. Invece noi diciamo, no, noi senza la speranza della vita eterna è come se Gesù non fosse risorto, quindi la nostra fede sarebbe vana. Ora, la vita eterna però mi pare che spesso anche tra cristiani è fraintesa come se fosse un immaginario di una vita che viene dopo, cioè dopo la morte. Come adesso noi viviamo una vita precaria, poi vivremo una vita eterna. Questa non è la visione cristiana della vita, perché nel Vangelo c'è scritto che chi crede in me ha la vita eterna. Cioè la vita eterna non è un dopo, non è, come forse pensa l'Islam, una specie di giardino delle delizie in cui vanno tutti quelli che sono stati fedeli. Non è un luogo. La vita eterna è una relazione, è una comunione, è l'essere in rapporto con Gesù, che è la vita eterna. Quindi la vita eterna comincia quando comincia la mia relazione con Gesù. Quindi comincia adesso, quando io ricevo il battesimo, la cresima, la comunione. Ecco, chi crede in me, quindi è una relazione, ha la vita eterna. E Gesù promette, no, in questo famoso capitolo sesto del Vangelo, chi vi crede in me non muore, io sono il pane di vita eterna, ma anche se muore vivrà. Quindi vuol dire che certamente la vita eterna avrà una evoluzione, ma la sostanza della vita eterna è la relazione con Gesù, è Lui la vita. Quindi noi viviamo adesso questa vita, perché siamo in relazione con Gesù. Ecco, e questo fonda la nostra speranza che non moriremo. E questo è un punto sul quale io credo abbiamo qualcosa da dire in questa famosa conversazione, che vuol dire anche dire
va bene, tu dici il cristianesimo è una cosa superata, tu dici non ci credi a niente, non... ecco, ma come interpreti tu la morte? Tu che dici, ma tu voi sei contento di immaginare che siamo destinati a finire nel nulla? Di solito, per quel che io riesco a capire, la mentalità contemporanea, che vuol dire tanti ragazzi, ragazze, eccetera, dice, vabbè, ma adesso non ci pensiamo, ecco, è di censurare il tema. È così imbarazzante il tema della morte che si preferisce non pensarci. E quindi vuol dire che le persone non affrontano la cosa che è più ovvia di tutte, cioè che tutti siamo destinati a morire. E come la mettiamo? Ma non pensiamoci, cerchiamo di... Ecco, questo noi avremmo da dire qualcosa, cioè noi siamo il popolo della speranza perché sperimenta già adesso questo rapporto con Gesù che è vita eterna. Quindi questo è un primo capitolo che secondo me è quello su cui abbiamo qualcosa da dire. E il fatto che la gente possa dire, vabbè, ma sono tutte fantasie, sono tutte... Ma tu cosa pensi di morire? Cosa pensi quando muori? Cosa succede? E naturalmente la mentalità dice, beh, siamo fatti di un po' di chimica, di varie cose che si sono messe insieme e poi si disfano e poi si corrompono e poi... Quindi, ecco, questa è la grande sapienza del mondo, di ridurre l'uomo, la donna, a un aggregato di cellule, di quello che sia, che per un po' stanno insieme e poi si disgregano. Noi abbiamo detto, beh, voi potete anche essere contenti di pensare di essere un aggregato di cellule che poi finiscono nel marcire, ma i cristiani invece pensano, noi cristiani invece pensiamo che sia, ci sia una speranza che è legata a Gesù. Ecco, però questo noi abbiamo da dire. E il secondo capitolo di quello che secondo me può essere condiviso o comunque annunciato nella conversazione è il tema della vita come vocazione, cioè il fatto che noi siamo vivi perché la vita ci è stata data, questa è un'ovvietà. Ma è stata data, vuol dire che qualcuno ce l'ha data. E il tema della vita come vocazione vuol dire che interpretiamo il nostro venire al mondo come una chiamata, non come un caso, non come cellule che a un certo punto in modo imprevedibile si sono aggregate, ma perché qualcuno ci ha chiamato. E quindi la mia vita è una risposta. E questo mi pare che sia quello che può veramente aiutare a trovare un senso alla vita e anche una ragione per vivere. Oggi, per quel che mi dicono, quel che capisco io, troppi ragazzi, adolescenti, giovani non hanno voglia di diventare adulti. E perciò si mettono lì di fronte alla vita come a un enigma che spaventa. Ecco, dicono che in una certa fascia di età sono molto diffuse queste forme di crisi di panico, di incapacità di affrontare l'esame, l'interrogazione, le cose più ordinarie. E mi pare che la risposta degli adulti, delle istituzioni è di dire coraggio, ti sosteniamo, ti mandiamo uno psicologo per aiutarti, ti teniamo per mano intanto che tu fai l'esame perché tu possa superare, ecco, tante forme che sono anche necessarie forse in qualche caso. Però io penso che la ragione per cui questa generazione è spaventata è perché non avverte di essere chiamata, non avverte che c'è un amore che li attira. È come se ci fosse tutta una generazione di adulti
che si mette alle spalle di questi bambini, ragazzi, giovani, e li spinge, gli dice avanti, avanti, voi siete il futuro, avanti, avanti, voi dovete studiare, dovete imparare, dovete costruire, avanti, avanti. Ma questi ragazzi, spinti avanti dai genitori, dai nonni, da tutta la... dicono ma avanti dove? Ma dove mi spingete? Qui c'è il precipizio? Ecco, mi pare che questo sia l'immagine, un'immagine che forse descrive, ecco, questa situazione, di dire sì, ti diamo tutti quello che serve, i soldi, la visita specialistica, il titolo di studio, avanti, avanti, ma se qui c'è un precipizio, voi dove mi spingete? Ecco, i cristiani hanno questo da dire. No, la vita, il futuro, non è una minaccia, è una missione, tu sei chiamato, c'è Gesù che ti chiama, e ti chiama per nome, e ti dice che devi renderti utile, che devi servire i fratelli, che devi, tutto quello che Gesù ci insegna. La vita è una vocazione, non è un destino che ti spinge verso il nulla, verso l'abisso. Ecco, questi sono due punti, quello della vita eterna e quello della vita come vocazione, che io credo sono troppo taciuti anche da noi cristiani, ma non perché cioè forse queste parole bisogna trovare un altro modo di dirle, adesso credo che tra di noi ci possiamo intendere, queste sono parole molto tradizionali dell'insegnamento cristiano, forse per parlarle ai giovani, prima di parlare a loro bisogna ascoltare, però la sostanza è questa, che la vita ha un senso, e che ha un senso perché è una chiamata a partecipare alla gioia di Dio, e Gesù ce l'ha rivelato, e Gesù è la via che conduce a questa... Ecco, quindi questo è quello che è la rivoluzione culturale che i cristiani sono chiamati a operare in questo tempo un po' desolato, in cui la vita eterna è stata cancellata e la vocazione è interpretata come una sorta di invadenza di Dio che non si sa perché vuol farmi fare qualcosa. La vocazione non è questa specie di predestinazione di un Dio che non si sa perché mi chiama a fare il prete o a non fare il prete, a sposare. No, la vocazione è la chiamata di Dio a partecipare alla sua gioia. E Dio c'è, certamente se il pensiero contemporaneo vuole cancellare Dio, è logico che cancella anche la vita eterna, anche il senso della vita. Però noi siamo testimoni di una sorgente di gioia che c'è e di cui vogliamo irradiare la verità. Ecco, questo volevo un po' condividere con voi. Quindi ribadisco la mia ammirazione per voi, la mia interpretazione del vostro dedicarvi come testimonianza dell'umanesimo cristiano, la persuasione che questo umanesimo cristiano è messo in discussione, e quindi anche la responsabilità nostra non di produrre la gioia ma di irradiare la gioia e di comunicare con gli altri con questo metodo del conversare, che non è l'insegnare, non è eccetera, e gli argomenti che abbiamo da dire sono, secondo me, i grandi capitoli da affrontare sono questa speranza e questo senso della vita, che possiamo esprimere dicendo speranza nella vita eterna e senso della vita come vocazione. Ecco, noi siamo capaci di fare questo, che poi ci impegniamo nella scuola, nella Caritas, nell'oratorio, nelle forme di carità molteplici che qui sono ricordate. Ecco, io credo che noi dobbiamo sentire che lo Spirito di Dio ci abilita a questa missione e possiamo avere stima di noi stessi. Ecco, quindi questo è quel che volevo dire. Adesso l'ultima cosa è l'iscrizione alla mia congregazione, in cui è proibito lamentarsi. Quindi guai a chi si lamenta e poi basta.
ringrazio molto della vostra pazienza, come ho detto siete esonerati dalla penitenza di venerdì, questo non da tutti i venerdì, e adesso vorrei concludere invocando per voi la benedizione del Signore. Preghiamo. Effondi, Signore, la tua benedizione su noi che siamo qui riuniti nel tuo nome, convocati dal desiderio di essere segno della tua santa Chiesa in questa terra. Effondi, Signore, la tua benedizione sui nostri propositi di bene e sulle nostre fatiche, sulle nostre speranze e sulle nostre paure, sui nostri problemi nell'affrontare la vita, perché noi possiamo trovare in te la luce, la forza, la serenità. E fondi, Signore, la tua benedizione sulle nostre frustrazioni, sul bene che non siamo riusciti a fare, sui rapporti che non siamo riusciti a coltivare, sulle stanchezze a cui non abbiamo trovato rimedio. La tua benedizione ci conforti, ci renda persuasi che abbiamo possibilità di ricominciare. E fondi, Signore, la tua benedizione sulle nostre famiglie e su tutte le persone che amiamo. E fondi, Signore, la tua benedizione sulle persone che incontriamo e sugli ambienti che frequentiamo, perché noi li possiamo interpretare come occasioni di testimonianza. E fondi, Signore, la tua benedizione su questa città, su coloro che la abitano, perché sia una città in cui la fraternità diventa una possibilità reale e sia desiderabile abitare qui, dove tu ci hai messi come tuoi testimoni, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. E per intercessione della Beata Vergine Maria, che invochiamo come Madonna dell'Aiuto, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Bene, grazie a tutti. Grazie. Grazie per queste parole di vita e di vita eterna. Le vorremmo chiedere, come IMI, Istituto Maria Immacolata, una foto con lei da tenere come ricordo di questo incontro, oltre al messaggio che abbiamo registrato. Possiamo? Intanto Marco Vismarra, il professore di religione, a nome degli altri docenti, le offre una maglietta che magari quando fa caldo a Milano può anche servire, no? A parte quei preti giovani, può anche servire. Sì, ci sta per fare la foto, sì, è già uno dei nostri. Pregherei tutto il personale, i miei docenti, mettersi qui davanti.
aspettate che fa la foto in veste di arcivescovo all'ufficiale. Funziona. No, l'avevo detto, poi non l'ho preso, fa niente. No, ma glielo faccio avere. Ma funziona. Adesso sì, funziona. Così, intanto ci vediamo lo stesso.